Ciao, benvenuti ad un nuovo video di Mr. Gorn. Mettete un like, commentate ed iscrivetevi al suo canale. Grazie e buona visione. Amici del canale Mr. Gorn, Italia Metal Hunter, siamo qua, ultimo giorno mio di ferie e lo passiamo con il Lace Garrett 200i dopo che ho fatto la riparazione dell'altoparlante. Speriamo, adesso è la vera prova di durata, se dura 4 ore, perché per vedere se era sottostimato come componente, e quindi essendo sottostimato dura di meno del dovuto. Comunque proviamo, dai, adesso comunque ho preso i pezzi di ricambio su AliExpress, gli altoparlanti, quelli apposta alla stessa misura e stesse caratteristiche. Niente, siamo qua sempre dietro casa mia, diciamo nei primi campi che ho fatto qualche anno fa. Siamo qua di ritorno, siamo qua per il momento, iniziamo al rettangolo magico. Ho fatto un video solo, una sessione sola, e mi ricordo ancora la grande emozione di aver trovato lì una 5 centesimi spiga bellissima, ancora in buonissime condizioni, bellissimo. E qua che è cambiato un po' negli anni, come chi mi segue da qualche tempo sa di cosa sto parlando. E è un posto dove io, per chi si è iscritto da poco al canale, è una zona dove io da piccolo seguivo mio papà che mi portava a caccia, andavamo dietro le campagne di qua, poi si andava, coprivamo copriva una vasta zona. E niente, poi qua vicino qua c'è il terreno del mio bisnonno e di mio nonno, dove coltivavano la terra per il padrone, diciamo delle famiglie più facoltose del mio paese, che avevano in mano tutti i terreni, quindi avevano tanti contadini che lavoravano le loro terre. Niente, dai, l'obiettivo di oggi è sempre una moneta, però speriamo di divertirci. La piastra non è la Black Dog, che in questi casi si usa una piastra in questi terreni qua ampi, si usa una piastra grande, quindi la Black Dog è la più indicata. Ma invece sto usando una 5x8 di Performance, che voglio provarla anche in questi campi qua. L'ho già provata come prima volta al Dark Side Campo Pannocchi, un po' più avanti di qua, e è andata abbastanza bene. Abbiamo trovato una moneta dove sono passato 7-8 volte, quindi niente, adesso vediamo qua di trovare qualcosa. Zona questa qua dove mi trovo, campo dove mi trovo, che tra qualche tempo, non so quando, ho fatto un video in merito, e qua ci verrà fatto, da questa parte ci sarà un parco comunale. Degli altri campi dove sono passato, più vicino alle case, faranno delle costruzioni edili, e qua sarà un campo comunale, un parchetto comunale con alberi. E diciamo che quella zona lì da bosco verrà un po', diciamo, su molti rovi. Anche qua c'è questo campo qua che da tantissimi anni tutto rovi, verrà bonificato e sarà usufruibile alle persone alla grande. Però noi fissiamo con i video, come dico sempre, fissiamo il momento, fissiamo il ricordo per non dimenticare. Metal und Will.
sta arrivando temporale. Ma che sfigo! Oh dai, fa bravo! Via via! Facciamo subito, sennò. Target uscito. C'ha forma da. Un sigillo spirito. Un sigillo di liquore spirito. C'è sulla faccina, quindi praticamente è la. È il primo sigillo, se non erro, se dopo quando lo pulisco sembra che c'è su una faccina della Repubblica Italiana. È il primo sigillo che fecero Repubblica Italiana. Un ricordo salvato dalla progredire, una volta che sarà parco, non credo comunale, non credo che potrò, a parte che qua magari la terra avrà girata, avrà seminato il prato. Non c'è proprio un punto preciso dove. Perché i laterali li ho fatti tutti, anche in fondo, ho fatto tutta la parte lì in fondo. È un po' a caso. Mi sembra che ho fatto anche qua, però. Che l'ho tirata fuori, vediamo.
Che cazzo? Tubetto. Un tubetto. Sembrava un boss, invece no. Suona è bello, suona è bello, vediamo cosa salta fuori. Siamo un po'. Targhetto uscito. Cazzo. Mi sa che non è questo il target. Quindi ce ne ho due, uno in superficie qua, e scaviamo subito che cazzo è. Uomo letto! E allora? Ma ci siamo? Ma ci siamo? Ma ci siamo, bella! Bella! Grande Roberto, mi ha portato anche stavolta fortuna. Oh! Dai che è saltata fuori! Che bello! Caspita che... Oh, che bella. Ma allora andiamo. Vai. Sono passato qua, proprio in questa posizione due o tre volte. È saltata fuori una moneta proprio in superficie. Segnale bello 55-62 DD. Molto sporca, non so cos'è. E la moneta salvata. Perché qua in questa posizione qua faranno un parco comunale o faranno adesso non si sa bene ancora. Comunque l'ha salvata ed è il ricordo della vita contadina di una volta, io lo dico sempre, dove il contadino faceva la sua fatica a mano e praticamente magari soffiandosi il naso aveva delle monete in tasca, prendeva lo spazzoletto, gli cadevano a terra e una volta che cadevano a terra non si potevano più recuperare. Qua passavo quando ero piccolo con mio papà ed è un'emozione che magari 40 anni fa, 50 anni fa, 40 anni fa calpestavo con mio papà questa parte, questo terreno e sotto c'era questa moneta che è venuta alla luce oggi che siamo nel 2024, primo settembre 2024. Alla grande. Per la mappa siamo... Ah, caspita. Siamo, vediamo, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, una quindicina di metri dal confine con col terreno di qua. E siamo, guarda, siamo a 1 dal paletto, 1, 2 al terzo paletto. Io avevo come riferimento il secondo, avevo visto, ci sono dei paletti lì con delle lattine dell'altro che fanno la recinzione dell'altro terreno. Quindi siamo al terzo. Io ho seguito la linea del secondo qualche anno fa, sono andato fino in fondo e adesso mi ritrovo tra il terzo e il secondo paletto. Tanta roba, 15 metri. Ma che cosa abbiamo qua? Ma cos'è? Non ci posso credere, caspita. Un orologio. No. Proprio qua dove c'era il cascinotto il signor Alfredo. Puttana figa, wow. Amici del canale Mr. Gone Italia Metal Hunter, ci siamo spostati nel campo Dark Side, campo Pannocchi. Questo qua è il Dark Side di là e il campo Pannocchi di qua. Campo Pannocchie perché la prima volta che sono venuto qua, che ho trovato le monete, ci sono dei video vecchi di 2-3 anni fa. E guardate cosa è uscito fuori adesso. Qua nella buca, siamo qua proprio al confine del terreno. In questa posizione qua c'è il cascinotto del nonno del proprietario attuale, dei proprietari attuali di questo campo qua. C'era il nonno, c'era il cascinotto, c'era la vita contadina. Se non so se è dell'epoca, questo che non vedo bene. Che spettacolo. Cazzo, figa. Ma che roba è? Che roba è? Non c'è più la... Adesso cerco meglio nella buca. Non c'è più il vetro. Però è quasi intatto. Il cinturino, motore di mente, erano in pelle. Alla grande, che storia. Perso. È ritrovato, perso, un orologio perso e ritrovato. Sta parte qua del campo. Non dico che l'ho trascurata, l'ho fatta una volta, però qua, quando sapete anche voi che quando girano la terra, ogni anno è sempre una scoperta. Adesso ho fatto prima di là, campo di là, poi adesso sono entrato qua e ho detto caspita, qua non c'è posto per... E invece è saltato fuori. Il target è bello, figa.
fare lo slalom. Ma non c'è chi, no? Sta piastra qua, figa. 140 euro però. Sono già passato. La prima volta che sono passato qua, che ho fatto questo campo, è stato nel 2020, proprio quando prima che iniziasse tutto il Covid, così. Un altro orologio! Ma dove cazzo siamo qua? Cosa cazzo è? Ma cos'è? E che cazzo ci fanno qua, porca puttana? Ma porca... Che cazzo è? Amici, ma ho trovato... Guardate cosa ho trovato ancora. Guardate cosa ho trovato ancora. Qua, come riferimento, lì c'è la... C'è praticamente la... Adesso che hanno immurato, dove conteneva il serbatoio, dove contenevano la buascia lì, la cacca delle mucche per fare il concime. Adesso l'hanno murato perché non è più in sicurezza. Ma che cazzo è qua? Che è? Due orologi? Ma porca puttana! Sono passato 6-7 volte, sono qua 8 volte. Ho fatto anche questa inizio delle vacanze, primi di agosto. Secondo orologio, questo mi sembra intatto. Che cazzo di... Si fanno questi orologi qua? Che storia, figa. Boh, che spettacolo. Un acciaio. La mappa, siamo qua all'altezza, lì c'è il campo di Pitti, d'altra parte c'è il campo della Lodole, poi a metà dal boschetto, a metà della boschetto lì di Ambrogio, di signor Giovanni. Che roba! Spettacolo! Ma che cecchino è? Che cecchino è quella piastra qua? Ma chi è che l'ha inventata? Porca puttana, figa. Chi è che ha inventato la piastra qua? Chi è che l'ha inventata?
Cazzo, no, no, no. Che se mi sta venendo a fanculo, mi sta venendo. Figa, panico più totale. Ma cazzo, visto lontano sembrava una medaglia. Mi è caduto addosso. Andiamo in buca. Sì, come? Bella. Una posata. Manico di una posata potendo. Spettacolo, figa. Potendo. Quindi adesso tre targhe interessanti. Sigillo spirito. Moneta. Il manico di una. Adesso io faccio una domanda. Come mai? Allora, in alcuni punti magari sì. Possiamo pensare che qua una volta era diverso da come adesso. E magari i contadini venivano a mangiare con le posate, ma boh. Amici, finita sessione, sono arrivato al campo del grande ciliegio, da dove qua è iniziato tutto, la grande ciliegio, batteria della Lodre, Dark Side, dove sono andato prima, spettacolo. E oggi è andata bene, caspita, due orologi, una moneta, sigillo spirito lì, non credevo di trovare una moneta lì al rettangolo magico, spettacolare. Ciao! Alla grande, se adesso sono passati dei conoscenti. Che cazzo sta facendo sto qua? Con lo smartphone che si riprende. Buon amici, grazie per aver visto il video. Alla grande, numero uno. Grande, grande. Grazie a tutti chi segue il mio canale, chi si iscrive, chi mi fa i complimenti
ringrazio molto. Sono stanchissimo. Fine ferie 2024, agosto. Siamo al 1° settembre, domenica, e domani si ritorna a lavorare. Alla grande, però abbiamo fatto un bel pomeriggio relax. Devo dire che da 5x8 performance della gara è veramente strepitosa, un cecchino. E sono rimasto sorpreso. Le persone mi dicevano che magari non era tanto performante, anzi era meno della quella normale. Poi ho detto, possibile che una piazza che fa la Garrett sia meno performante di quella in dotazione, quindi l'ho comprata, che mi piaceva poi la forma anche per portarla in giro con lo zaino. Adesso sto provando anche un paio di volte, l'ho provata nei campi qua, l'altra volta inizio agosto, alla grande. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Mr. Gorn, che è veramente un grande.